Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo una settimana di assenza, visto che era uscita una promo imbarazzante degli showdown con una carta più ambigua dell'altra, finalmente ritorna il venerdì e ritorna con una promo assolutamente interessante. Parliamo infatti dei Foot Captains, giocatori che quindi sono stati capitani iconici del loro club o lo sono tuttora. Quindi parliamo sia di giocatori in attività oppure di giocatori che non lo sono più, come nel caso delle versioni Heroes che sono state finalmente upgradate. Ci sono un sacco di carte molto 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 carine. Detto questo, senza perdere altro tempo, direi di andare ad analizzare subito le carte uscite. Primo giocatore che troviamo è Marcolino Royce. La prima cosa che noto è questo price range ad 1 milione che potrebbe forse essere lì lì al limite, Osho, potrebbe anche sparire per un primo momento Royce. 4-4 per lui, body type unico, quindi non riceve upgrade di stelle skill e piede debole, mentre riceve addirittura un più 10 di velocità, più 4 tiro, 5 passaggio, 4 dribbling, 8 fisico e 4 difesa. Quindi addirittura arriva a 96 di accelerazione con 89 di velocità scatto, ottima potenza tiro e finalizzazione, ottimi passaggi, ottime le stats di agilità, reactions ed equilibrio, pelo pelo la forza con quell'80, che potrebbe un po' preoccuparci, però Royce a guardarlo così può essere sicuramente un interessante trequartista, potrebbe essere un'ottima seconda punta ed è da valutare anche da esterno, appunto, se riesce a speed boostarsi bene. Quindi assolutamente un giocatore da tenere d'occhio all'interno di questa nuova promo. Altro calciatore che troviamo è Hugo Lloris, portiere francese del Tottenham. Insomma, non è che abbia bisogno di grandi presentazioni, giocatore che conosciamo bene, portieri che sappiamo che vanno provati perché hanno un rendimento abbastanza altalenante, quindi se lo volete provare non credo che costerà neanche troppo. Fabio Quagliarella per la Serie A 4-4, body type per lui average, la cosa un po' mi spaventa perché infatti è 1,80 m x 79 kg, quindi difficile secondo me far girare questo Quagliarella. 88 di accelerazione, 92 di velocità scatto, quindi rispetto alla versione 82 prende addirittura più 24 di accelerazione, più 8 di tiro, più 8 passaggio, 13 fisico, 9 dribbling. I parametri di agilità, equilibrio e reattività non sono neanche male, però abbiamo un 84 di forza, ottima finalizzazione e potenza tiro, ottimi passaggi. Si può sicuramente provare sto Quagliarella, però già so che dentro l'area rischia di risentire parecchio della sua non mobilità. Magari più da trequartista potrebbe essere da provare, però per quello che costerà, insomma, sarà un giocatore abbastanza normale. Quello che non sarà un giocatore normale è lui. Wissam Ben Yedder, 1,9 milioni di price range, anche qui probabilmente siamo al limite, si sono tenuti un po' stretti con i price range. 4 di skill e 5 di piede deboli canonici, body type unico, rispetto al Potm prende più 5 velocità, 4 tiro, 4 passaggio, 4 dribbling, 4 di fisico, diventa ancora più veloce, potenza tiro che arriva a 93 con 97 di finalizzazione, passaggio corto ottimo, agilità che neanche vi sto a narrare. Questo è il classico demonio e con la rinnovata velocità rischia di avere anche quello speed boost che un po' gli mancava ed essere un giocatore veramente totale. Nonostante non abbia la quinta di skill che è importante su questo gioco, veramente Ben Yedder può essere un top assoluto in questa versione e sostituire anche un po' carte come Eusebio, insomma, giocatori icona che magari sono più quotati di lui che però rendono anche meno. Per il meme, Utiragir 92, capitano del Napoli ancora per poco, rispetto alla versione menzione prende più 2 velocità, però più 6 di tiro, più 2 passaggio, 2 dribbling, 2 fisico e 1 difesa, quindi non è che prende questi grandi upgrade. I grandi upgrade sono per lo più nel tiro, 4 di skill, 4 di piede debole, body type unico, questo è un ottimo ottimo esterno, già lo era nella versione 89, quindi per me è stra approvato. Se avete una Serie A questo si colloca assolutamente nei primi posti lì sull'out di sinistra e proprio come esterni in tutto il campionato. Invece dalla Serie A passiamo alla Premier League e troviamo Tyrone Mings, difensore centrale, per lui un body type
non presente, però 1,96 m per 77 di peso credo che sia Haig, 86 di velocità, quindi più 8 rispetto alla versione 84, 8 di passaggio, 6 fisico, 5 difesa, 7 dribbling, 5 di tiro, arriva a 83 di accelerazione, 88 di velocità scatto, 90 di passaggio sia lungo che corto ottimo, ottima anche agilità e reactions, quindi con l'L2 dovrebbe muoversi bene, statistiche difensive della Madonna, 97 aggressività, 94 forza, sto Mings veramente un bel giocatore, rischia di essere un fastidio non indifferente in Weekend League quando ce lo becchiamo contro, è uno dei giocatori che sicuramente voglio andare a provare. Rimanendo nel campionato inglese troviamo invece Noble, versione 89, rispetto a quella 75 prende addirittura più 47 in velocità, più 13 tiro, 13 passaggio, 16 di fisico, 15 difesa e 16 di dribbling. È un 4-4. Il work rate un po' mi spaventa perché a normale normale 83 di forza ma 96 di aggressività, quindi potrebbe un po' compensare come compensa Brozovic. Discretamente veloce, anche se ha più accelerazione che velocità scatto, un buon tiro, ottimi passaggi, abbastanza agile, ottime stats difensive. Sicuramente anche lui in un centrocampo in Premier League può trovare spazio, ma ormai iniziano a diventare tante le carte in quel reparto lì, quindi lui non è che è un top o ha delle caratteristiche in più che altri non hanno, anzi si colloca in quella fascia un po' intermedia, quindi valutate bene il suo acquisto, ma comunque il prezzo mi sembra abbastanza contenuto vedendo il work rate. Dall'Inghilterra alla Spagna andiamo da Muniain, 4-3 per lui, abbiamo un giocatore che rispetto alla versione 85 prende più 7 di velocità, 7 tiro, 4 passaggio, 4 dribbling, 4 fisico, 4 difesa. Insomma, un giocatore che onestamente faccio fatica a commentare in quanto con il 3 di piede debole non spicca neanche per le stelle skill. Per carità, sembra agile, è abbastanza veloce, non ha neanche questi gran passaggi perché va bene il corto, ma a lungo se lo volessi usare COC in più ha pure 3 piede debole, non è che fa faville. Quindi onestamente Muniain io lo bypasserei per ovvi motivi. Bella carta invece tiene questo Gunther che rispetto alla versione 86 prende un ottimo più 5 in passaggio e anche un più 4, un più 3 in fisico e difesa che sono interessantissimi. Qualora abbiate, non so, giocatori stile Sule che volete linkare con un terzino, magari ci volete piazzare un Goretzka a centrocampo, sto Gunther può essere caruccio anche se comunque ha la concorrenza spietata di Roussillon. Insomma è un terzino, anche lui si inserisce in un ruolo dove è stracolmo di giocatori, non spicca in nulla. Insomma, se vi serve si può anche provare. La carta stra interessante è questa qui di Dubois, perché sblocca tutta una serie di Link Carucci ed è una validissima alternativa ad Hakimi, Klaus, questi giocatori qua, perché ha più 20 di velocità, più 10 passaggio, più 10 fisico, 11 difesa, 11 dribbling e 11 tiro. È un 3-4. A 90 di accelerazione, 94 di velocità scatto, buoni passaggi. Mi spaventa un po' questo 79 di aggressività che potrebbe far sì che un po' si discosti dagli avversari, però poi sono buone anche le stats di dribbling, quindi con l'L2 si muove bene, buone le stats anche di intercettazione e mentalità difensiva, quindi promosso questo Dubois anche perché in termini di qualità prezzo mi sa che sarà abbastanza interessante. Hector, mediano della Bundesliga, un 3-4, questo onestamente non mi dice veramente nulla, nonostante il notevole upgrade in velocità. Ci sono 800 giocatori a centrocampo che ormai sono meglio di lui. Passiamo invece al reparto SBC, dove troviamo questo Joaquin, che sinceramente a guardarlo così non è neanche malvagia come carta, però andarsi a sbloccare uno Joaquin che è un esterno spagnolo destro, faccio fatica a pensare squadre dove questo possa trovare spazio da titolare. Da super sub neanche onestamente lo andrei a fare. Vi ripeto, ci avviciniamo al periodo di TOTS, bloccare crediti su una carta del genere andrei ad evitare. Stindl invece negli obiettivi, 4-4, devo dire che è una carta onestissima e sapete io come la penso, le carte gratuite sono sempre da sbloccare, che buono buono le buttiamo dentro le SBC, è vero che ha un po' di type average e tutto quanto, però statisticamente ho visto di peggio, quindi se vi va di fare qualcosina in settimana potete tranquillamente andarvi a sbloccare anche questo Stindl. Qui intanto abbiamo gli Heroes che erano invece un po' timidi, si erano nascosti, i 4 Heroes upgradati di questo Team 1 e partiamo proprio da Diego Milito. La prima cosa che notiamo è che cambia il campionato, infatti diventa della Liga Santander, è un 4-4 rispetto alla sua versione
88 precedente, prende più 10 velocità, 5 tiro, 9 passaggi, 8 dribbling, 6 fisico. Quindi arriva a dei parametri incredibili di velocità, di finalizzazione e potenza tiro, ottimi passaggi. 90 di forza con 1,83 m per 78 kg va a pregiudicare un po' quel 90 di agilità e quel 92 di reactions, però questa carta di Milito qua è molto molto interessante e potrebbe sicuramente essere provata. Così come questa carta qua, raga, io faccio fatica a commentarla, è pazzesca. 5 di skill e 4 di piede debole per questo Totò di Natale, che rispetto alla versione 88 prende 4 di in più di velocità, 4 in più di tiro, 6 di passaggio, 7 fisico, 5 dribbling. Ancora più veloce, ancora più freddo sotto porta, gran passaggi, straagile. Questo può fare praticamente tutto, il CoC, la seconda punta, la prima, l'esterno. Il prezzo spero che cali e che viva solamente di questa prima fase di hype, onestamente, ma questo è un giocatore che voglio provare il prima possibile e portarvi una review sul canale perché è probabilmente il giocatore definitivo che in Serie A si aspettavano tutti. Andiamo invece in Premier League e troviamo Freddy Ljungberg, 4-5 per lui, rispetto alla versione 86, anche qua grandi upgrade, 8 di velocità, 8 di tiro, 6 passaggio, 6 dribbling, 6 fisico, quindi straveloce, ottima la finalizzazione e la potenza tiro, ottimi passaggi, super agile, 81 la forza, quindi rispetto al suo 1,75 m, non credo pesi 0 kg, ma non dovrebbe appesantirlo più di tanto. Questo è un ottimo esterno, anche un'ottima seconda punta da provare, stile Bay Edder, giocatore veramente totale questo qui. E questi Heroes, insomma, upgradati, hanno degli upgrade veramente grossi che si sentono. Difatti, un altro giocatore che si è beccato dei giganteschi upgrade è Clint Dempsey, che rispetto alla versione 85 ha preso più 7 di passaggio, più 7 di velocità, più 5 di tiro, 8 di passaggio, 7 dribbling, 34 in più di difesa e 8 di fisico. Tanto è vero che questo è la mezzala dei sogni. A centrocampo è un Cristo di 1,85 m, 4-4, quindi con una bella presenza, visto che ha anche 90 di forza. Mi spaventa un po', questo 80 di aggressività, però ha anche 90 di precisione di testa, 80 di intercetto, 80 di mentalità, quindi sarà da provare sto Dempsey perché è un giocatorino che è niente male, a mio modo di vedere. Concludiamo poi con un cenno su Joao Felix Potm, che è un 87, quindi onestamente da giocare eviterei, però richiede solamente una rosa 83, quindi anche solo magari per tenerlo nel club, secondo me questo qui si può andare a sbloccare. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti al solito chi volete che io vada a provare per primo e portare poi la review sul canale. A me non resta altro che ricordarvi che sono live ogni giorno sulla piattaforma Viola di cui trovate il link in descrizione. Vi saluto, vi auguro una buona serata, a presto, ciao ciao!